Presso la Sala dei Mosaici del Palazzo del Mutilato, il PRI ha organizzato il convegno sul tema Quale futuro per il centro storico? Quale il futuro del centro storico? Questo è il titolo di questo convegno. Quali i punti principali e quali le problematiche che verranno affrontate? Beh, intanto le due problematiche principali riguardano proprio Piazza Kennedy. Abbiamo preso questa sala per riuscire ad avere uno sguardo d'insieme su Piazza Kennedy. E le due problematiche che noi lanceremo oggi è intanto una storica già conosciuta ed è quella della contemporaneità di nuovi parcheggi qualora si voglia procedere sul progetto di liberalizzazione di Piazza Kennedy, cioè di togliere le macchine da Piazza Kennedy. E qui ne approfitteremo per dire, ma perché no, vedere anche che cosa c'è sotto Piazza Kennedy, perché non abbiamo abbandonato del tutto l'idea che ci possa essere anche un'opportunità di parcheggio da fare sotterraneo. Eventualmente si trovassero dei residui, dei reperti, sarebbe anche il caso di metterli in sicurezza come fanno in buona parte d'Europa nello stesso parcheggio. La seconda proposta che lanciamo è quella di rivedere in condizioni di Piazza Kennedy, diciamo da liberare dalle macchine, la situazione della caserma. Per noi è fondamentale avere la contemporaneità del parcheggio in caserma. Terzo ed ultimo punto, se procediamo con Piazza Kennedy bisogna anche operare una revisione del sistema degli ingressi in città, anche perché noi non siamo d'accordo di isolare gradualmente la città rispetto alle attuali vie d'ingresso. Per noi la città vive nel momento in cui ogni cittadino trova una soluzione, sia breve sia lunga, per poter parcheggiare l'auto, e questo è il nostro punto di riferimento principale. Un altro degli argomenti che verranno trattati sarà quello relativo al mercato coperto. Mercato coperto speriamo in una conclusione, diciamo, senza conflitti. Naturalmente noi non pensiamo all'idea di un nuovo bando, qualora ci fossero le condizioni vorrebbe dire che si è fallito anche tutta la trattativa in corso con coloro che sono ancora nel mercato coperto, però dal punto di vista etico il nostro appello è non abbiate paura cittadini di Ravenna di affrontare una riqualificazione del mercato coperto, perché da quello che noi abbiamo visto come partito di giunta non è che si cancelli l'attuale storia del mercato, rimarrà anche se ammodernata, anche se rilanciata per una città che voglia essere moderna. Quindi non problemi ma soluzioni. Sì, noi proponiamo delle soluzioni, speriamo che le categorie che sono qui con noi le condividano, come già ci hanno detto nei vari incontri che abbiamo fatto in passato. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.